Buongiorno a tutti. Allora, come promesso, parliamo di nazionale, perché questa Italia che va in Inghilterra e la gioca alla pari con questi giovani, con questi pseudo giovani e anche pseudo vecchi. Comunque, formazione cannatissima, perché è quella che mi aveva dato la Sky, praticamente l'ha ribaltata completamente, perché quella che avevo da Sky alle 14:30 di ieri, di sabato, era Donnarumma, Florenzi, Mancini, Acerbi, Spinazzola, Tonali, Locatelli, Pessina, Cancellieri, Scamacca, Cafarani. Confermati invece poi per la partita, Donnarumma, anziché Florenzi ha giocato Di Lorenzo, anziché Mancini ha giocato Miao Gatti. Poi c'era Acerbi e al posto di Spinazzola ha giocato Di Marco. Centrocampo, Locatelli e Tonali confermati, ma al posto di Pessina ha giocato Frattesi, però poi comunque ho visto Pessina in campo, quindi non so come aveva messo. Ah no, sì, perché poi dopo via Munoz. Ah no, non c'era il buon Pessina, però io l'ho visto in campo. Boh, comunque la formazione che mi ha dato ufficiale era Frattesi, Locatelli, Tonali, quindi Tonali e Locatelli e Frattesi al posto di Pessina, e Frattesi c'era effettivamente. In attacco, ah ecco, Pessina in attacco con Scamacca e Pellegrini, infatti dicevo, Pessina ha confermato. Però niente Cancellieri, niente Caprari, l'unico confermato era il buon Scamacca, con Pessina spostato in attacco a fare il terzo, il trio lescano d'attacco. Certo che vedere Pessina, Scamacca, Pellegrini, quando prima avevamo Lorenzo Insigne, Immobile e Chiesa. Con tutto il rispetto per loro tre che si faranno, come si suol dire. Però, in ogni caso, l'Italia, certo, l'Inghilterra ha avuto le sue occasioni, da una parte e dall'altra, poteva finire 2-2 tranquillamente, perché c'è stata quella parata del portiere, se non erro, sul buon Pessina, Teoricamente doveva essere Pessina, o Pellegrini o Pessina, uno dei due che si è trovato il pallone lì, l'ha calciato benissimo, il portiere si era tuffato dall'altra parte e gliel'ha presa col piede, che non sa neanche lui come l'ha presa, non lo sa neanche lui come l'ha presa, perché lui si era buttato dall'altra parte, è rimasto lì con i piedini spostati di là e la palla gli è finita addosso. Adesso mi fermo un attimo perché mi sono autofomentato quando ho visto quell'occasione lì clamorosa, che l'ha salvata non sa neanche lui come. Perché è vero, c'è stata anche l'occasione precedente di Frattesi che si era inserito in area di rigore, si è presentato davanti al portiere, il portiere è uscito come al solito alla Yuppidu, lui gli ha tirato in diagonale, palla che passa, che esce di tanto così. Però quella era difficile perché comunque ti trovi il portiere davanti, hai lo spazio giusto giusto per far passare la palla, o ti riesce un tocco morbido che sorpassa le gambe del portiere in uscita, eccetera, se no devi, se allarghi troppo il piattone, come si suol dire, la palla poi termina fuori. Ma quella non era semplice. L'altra no, l'altra veramente era un tiro che centrava pienamente la porta, col portiere che si era tuffato in stile Maier con Rivera nel 70, quando segnò il gol del 4-3, con Maier che si tuffa da una parte e Rivera, il rigorino in movimento, glielo mette dall'altra. Ecco, lui ha fatto uguale, solo che non l'ha angolata a sufficienza e ha incucciato nel piedino del portiere dell'Inghilterra. Poi ci sono state occasioni ancora da una parte e dall'altra, una clamorosa anche per l'Inghilterra, cross giocatore a centro area da solo che la tocca e la spedisce alta, diciamo che era tra la molto vicino all'area piccola, ecco, per intenderci, è riuscito a cacciarla alta. Poi
poi delle buone parate dei due portieri. Quindi bella partita che poteva tranquillamente terminare 1-1, 2-2, eccetera, è terminata 0-0, ma è uno 0-0 divertente. Alla fine della fiera la Germania ha pareggiato con l'Ungheria, poi ne parleremo nei prossimi video questa sera quando ci sarà la chiusura generale della terza giornata di tutti i gironi di Nation League, in modo che così abbiamo una cosa completa, piena di tutto. Già ve ne ho fatte la metà dei gruppi che... Questa sera concludiamo, faccio l'elencone così non mi sbaglio, controllo quali gruppi mancano e vi faccio il riepilogone di tutte le partite che si sono giocate e anche della situazione gironi. Anche se solo alla terza giornata è difficile già capire quale squadra potrebbe essere. Sì, qualche girone c'è già una strafavorita che è andata in fuga, ma non vuol dire... Perché magari le prime tre partite le vinci, le altre tre poi fai un punto e le altre, tac, ti saltano addosso e ti sorpassano. Perché magari hai sfruttato il fattore campo, eh? E magari hai avuto due partite in casa, una in trasferta con la più scarsa, e hai fatto 9 punti e poi adesso devi andare in trasferta e dimostrare che meriti quella posizione che hai. Tanto l'Italia... Grazie a questo pareggio, al pareggio contemporaneo della Germania, mantiene il primo posto. Martedì, signori miei, ci giochiamo il primo posto nel girone. Se torni a casa dalla Germania con un pareggio, se vinci poi, vabbè, chiudi il discorso praticamente, tra virgolette. Perché poi dopo è vero che devi andare in Ungheria, non sarà semplice, visto che l'Ungheria in casa... Non l'ha battuta nessuno. Pareggiato con la Germania, ha battuto l'Inghilterra, quindi non è una trasferta facile, quindi giochiamo con l'Ungheria, passeggiata di salute, no. Però, pareggiato lo puoi portare a casa, Germania e Inghilterra magari si tolgono i punti a vicenda, hanno un altro pareggio anche loro, tu mantieni il primo posto e poi te la giochi in casa con l'Inghilterra alla fine. E chissà che l'Italia non vada un'altra volta a fare le semifinali della Nation League, poi da qui a vincerla ci perimerlo, però sarebbe una bella iniezione di fiducia verso questi giovani che si presentano, perché signori miei, Donnarumma è giovane, Di Lorenzo è ancora giovane, Gatti è una promessa, difensore promessa che piace. Poi vabbè c'è il nonno Acerbi, Di Marco ancora giovane, Frattesi è giovane, Locatelli ancora giovane, Tonali è giovane, Pessina non è anziano sicuramente, Scamacca è giovane, il buon Pellegrini è ancora giovane, non sono degli trentenni, ecco per intendere, l'unico over 30 è Acerbi, gli altri sono tra i 22 e i 27 anni più o meno circa quasi. Poi quelli che sono entrati, Florenzi è nonnino Florenzi oramai, tra un po' diventa lui nonno e non più la nonna che andava sempre a... Gnonto è giovane, Cristante è ancora giovane, Raspadori è il futuro Esposito anche lui. Ragazzi, ci abbiamo una nazionale giovane che può fare molto bene e non siamo messi così male. Ricordiamoci che se non andiamo ai mondiali è perché abbiamo sbagliato 2 calci di rigore. 2 calci di rigore in 2 partite diverse. Bastava segnare uno dei 2 calci di rigore e noi saremmo ai mondiali. Quindi non è che non siamo andati ai mondiali perché siamo arrivati ai quarti del girone, come successe nell'82 dopo aver vinto il mondiale, che non andammo all'europeo fino a Repubblica Ceca e Romania addirittura, se non ricordo male, facendo una figura barbina, riuscendo a pareggiare pure fuori casa con Cipro 1-1, una roba che non si poteva vedere. Qua non andiamo ai mondiali perché abbiamo sbagliato 2 calci di rigore. Con la Macedonia abbiamo stradominato la partita, se la palla non entra succede. Vi voglio ricordare Juventus Catania 1-2. Succede. Capita.
Inter-Benevento 0-1, non so, non ero 1-1, boh, non mi ricordo adesso, però so che facciamo una figura anche lì Barbina, o col Bode, no, col Novara, Inter-Novara, che riuscì a perdere col Novara sia all'andata che al ritorno, visto che sennò dite che prende per i fondelli solo le altre squadre. Succedono certe partite. La rigiochi altre 10 volte e finisce 6-0. Quella lì è andata male, a parte che comunque poi in Portogallo ci avrebbero asfaltato, però probabilmente, non lo so, Portogallo sta facendo una grande Nation League in questo momento. Quindi, ragazzoli, per me è stato giusto comunque tenere Mancini, anche se tutti dovevano dimettersi. E chi prendi? Voi sognate Ancelotti, ma Ancelotti è sprecato per la nazionale, ragazzi miei, quello vince la Champions con le squadre di un certo livello, ha bisogno di giocatori di un certo livello, non è un allenatore, si è visto con Napoli, non aveva i big, aveva una bella squadra sicuramente, ma non aveva la super squadra, e quindi poi curucù, non si trova con i giocatori eccetera eccetera, e finisce. Mancini è perfetto. Ripeto, non siamo andati ai mondiali non per demerito dell'allenatore, perché ha messo giù la squadra male, ha sbagliato i cambi. Perché Jorginho ha voluto tirare anche il secondo rigore, e Mancini aveva detto non lo tiri lui, lo tiri qualcun altro. Si è preso la responsabilità Jorginho di battere il calcio di rigore e noi siamo fuori dal mondiale. Succede. L'Inter ha buttato via Scudetti perché Altobelli e Beccalossi sbagliavano il 50% dei rigori che ci davano. Ricorderò sempre un Inter Torino terminata 1-1 con l'allenatore che, se non erro, era ancora Castagnero. Tolse Bredi con Altobelli che fece segno: no, non togliere Bredi, non togliere Bredi. Tolse Bredi, ci diedero un calcio di rigore 10 minuti dopo. Altobelli si fece ipnotizzare da Terragno che glielo parò e la partita terminò 1-1. Un altro punto buttato, e quell'anno Verona vinse lo scudetto. L'Inter arrivò addirittura terza dietro al Torino, se non ricordo male. Tutte lì vicine, eh? Puntino più, puntino meno. Quindi, ragazzoli, chi di rigore, come dico sempre, chi di rigore ferisce, di rigore perisce. Abbiamo vinto un europeo grazie ai calci di rigore, perché siamo passati sia con la Spagna che con l'Inghilterra ai rigori, con l'Austria ai tempi supplementari. Ci è andata bene con i calci di rigore, ci è andato male. Dopo quei calci di rigore non andremo al mondiale, a meno che non ci decidano di ripescarci, perché l'Ecuador probabilmente non ci andrà. Vedremo cosa deciderà la FIFA. Qualora dovessero ripescarci, mi auguro di riuscire ad arrivare almeno ai quarti di finale. Non dico in semifinale perché sarebbe tanta roba. Ma almeno ai quarti di finale, vincendo magari il gironcino. Adesso non so l'Ecuador in che girone è finito, perché non essendoci l'Italia nel mondiale non mi sono preoccupato più di tanto. Magari quest'estate, quindi dopo il 21 di giugno, dopo che martedì saprò se mi devono operare al naso oppure no, non penso, perché è bello tranquillo, non mi fa male. Certo, se lo tocco un po' di dolorino si sente, però mi sembra abbastanza diritto, quindi probabilmente si sta mettendo a posto per i fatti suoi, ma lo so martedì. Comunque, magari dal 21 giugno, che inizia l'estate, faccio un bel riepilogone dei mondiali dal 1930 a oggi, come feci per la Coppa America un po' di tempo fa. Chi ha voglia può andare a rivedersi tutti i video in cui raccontavo come erano andate le Coppe Americhe dagli anni 20 addirittura, perché se non erro iniziarono negli anni 20 addirittura, 20 o 30, giù di lì.
E soprattutto le facevano addirittura ogni 2 anni, non ogni quattro, come poi è successo, proseguendo nel cammin di nostra vita comunque di Coppa Sudamericana, Coppa America, scritto con una P sola, Coppa America, ce ne sono state il doppio, se non di più, rispetto ai campionati europei e ai campionati mondiali, che appunto si disputano con cadenza quadriennale. Tra l'altro, con in mezzo la seconda guerra, la prima guerra mondiale, seconda, no, la prima no, perché non c'era ancora, iniziata nel 1930 il mondiale, e se non erro, l'europeo è iniziato nel 60, se non sbaglio, a Roma, che lo vinse la Russia, se non ricordo male. L'europeo hanno iniziato a farlo nel 60, poi 60, 64, 68, 72, 76, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi magari vi farò il riepilogone dal 1930 fino ad oggi del Mondiale, come ho fatto con la Coppa America, tanto per non parlare di fan calcio mercato, eccetera, che mi rompo i testi. Certo, se qualche squadra prende qualche big di livello importante, farò magari il video su misura per il Milan ha preso questo, l'Inter ha preso questo, la Juve ha preso questo, il Napoli ha preso questo, eccetera, eccetera, ma deve essere il cosiddetto big, super big, mister big, tipo Pogba per la Juve, Luca Cone o Dybala per l'Inter quando ci sarà la conferma, o se magari c'è la vendita clamorosa di qualche giocatore particolare di qualche squadra di livello. Detto questo, ragazzoli, chiedo venia, mi sono come al solito dilungato troppo, pensavo di fare un video corto, invece come sempre, la mia prolissità, se mi passate il termine, ha colpito ancora. Io vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo alla prossima. Ciao!